Di Catanzaro. Il sindaco c'è? Sergio Abramo, pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, come sta? Bene, lei? Bene, bene. Ma cos'è sta storia che ha deciso di dare lo stadio per il matrimonio del capo ultra? Ma non abbiamo deciso lo stadio, noi abbiamo deciso qualche anno fa di utilizzare le strutture pubbliche per celebrare dei matrimoni. E quante volte avete deciso di dare lo stadio per i matrimoni? Aspetti, abbiamo quindi fatto una delibera di consiglio permettendo per esempio di sposarsi nella villa comunale, poi abbiamo avuto una richiesta di questo, diciamo, del capo degli ultras di poter utilizzare lo stadio. Che è anche consigliere comunale del suo partito? Sì. Eh? Ma sì, sì, abbiamo fatto una riunione dei capigruppo. Ma ci mancherebbe altro. Figuriamoci. Abbiamo chiesto se si poteva procedere nel mettere nel regolamento anche lo stadio, quindi per tutti, non per il consigliere comunale. Ma certo. Con un ticket, così come abbiamo fatto per la villa, diciamo, comunale. Quanto è? Questo ticket? Mi interessava questo ticket. Per la villa comunale facciamo pagare 400 euro, per lo stadio si dovrà determinare il consiglio comunale. Ah, quindi ancora. Allora, di fatto gliel'avete già dato non ancora. Non senta, abbiamo dato niente perché io ho fatto la riunione con i capigruppo in maggioranza e minoranza e ho detto se volete fare questa cosa c'è richiesta. È una cosa carina perché lo stadio viene visto sempre non come si rovina l'erba. Un luogo dove praticamente fare a botte invece nasce l'amore. Ma che bello. Un momento di aggregazione. Ma non si rovina l'erba che poi il comune la deve mantenere e tenere? Faccio una domanda. Si rovina? Nel regolamento è previsto che se ci sono dei danni li paga chi fa il matrimonio. Ah, ecco, ho capito. Ma questo è già buono. Senta, resta un fatto. A, che questo signore è il capo ultra. B, è un consigliere comunale. Forse la prima volta l'avrei fatto con qualcun altro. Signor Rossi. Meglio. Vabbè, veramente l'opposizione ha detto se non lo facciamo fare per primo il capo dell'Ultras. A chi lo facciamo fare? Viene dell'opposizione, quindi se sono d'accordo pure loro. Ormai guarda, e poi è un regolamento che prevede Ma bravo, ma si immagini se noi ci scandalizziamo per queste larghe intese. Il Mose è un esempio di larghe intese. Il Mose, dico, è un esempio delle larghe intese, no? Non ho capito, il Mose è un esempio delle larghe intese, lei lo sa, no, il Mose? No, forse sì, non lo so. Sì, ma il problema non è questo, il problema è le strutture comunali, se è previsto in un regolamento del Consiglio Comunale, approvato come per esempio prima la villa comunale, nessuno si sposava, da quando abbiamo adottato questo regolamento molti gradiscono andare in villa, abbiamo celebrato in un anno 40-50 matrimoni. Ma mi scusi, questo capo ultra chi è che ha intenzione di invitare per riempire lo stadio? Come si chiama lo stadio di Catanzaro? Non chiedere a lui, non è questo il problema. Me lo vedo il consigliere comunale nonché capo ultra che per festeggiare batte un calcio di rigore, mette la sposa in porta. Il capo dell'ultra non è una cosa negativa. No, il capo dell'ultra è uno che normalmente è più affezionato. No, ma mi fa ridere celebrare il matrimonio nello stadio, capisce? Com'è? Mi fa ridere celebrare il matrimonio nello stadio. Ma perché non permettere a una persona che è amante dello... A un certo punto entra la torta nuziale entra una cosa negativa, a centrocampo, ma è simpaticissima, guardi. La torta nuziale entra dagli spogliatoi portata da non so chi e va dritto verso il cerchio di centrocampo. Alla fine del primo tempo, invece del tè caldo, buttano giù champagne. Possiamo dire di tutto e di più, allora, vogliamo mettere sulla polemica, allora no, ma noi la mettiamo sul ridere. Se il consiglio comunale decide di utilizzare questa struttura come la villa comunale a celebrare i matrimoni, ma la villa comunale ci sta, ma lo stadio no, sindaco, dai, la villa comunale ci sta, ma lo stadio fa ridere, dai. Vuol dire che il consiglio comunale di Catanzaro farà ridere, che cosa vuole che ne dica? Non il consiglio comunale, la scelta di fare il matrimonio. Dal mio punto di vista, che lo stadio è sempre stato visto come un luogo
dove di aggregazione, di aggregazione, e qui ci facciamo il matrimonio molte volte. E non ci vedo niente di strano, sia un tifoso che ha sempre amato la sua squadra, il suo sogno è di sposarsi. Almeno guadagnateci. E certo, c'è un ticket, è normale che ci guadagniamo. Però secondo me, deve essere superiore. Sposarsi, per esempio, io sono un motociclista, se io potessi sposarmi in una pista lo farei. Al Mugello? Certo. Certo. Mi vergognerei di fare una cosa. Ma no, certo. Magari sua moglie può una piglia legnate, però... Certo. Non ci vedo niente di strano. Ma no, secondo me sua moglie però non gliela dà quella sera lì. Vabbè, cioè, questa è una violenza. Vi divertite a fare polemica con tanti problemi che ci sono in Italia, che vi attacchiate su una cosa del genere. No, è vero. Un po', no, un po' rispetto al Mose. Alla figuraccia la fate voi. Ho la voglia. Ma noi, noi abbiamo la collezione. Pensate a cose più serie, pensare che un comune invece possa dare una struttura a un appassionato di calcio. Sì. No, ma ragione. Pensiamo a cose più serie. Ma è vero, pensiamo. Lei cosa ne pensa? Lei cosa ne pensa invece di questa vicenda del Mose? In modo che parliamo di cose più serie. Non penso assolutamente niente. Ma come niente, scusi, Pronto? Ma come non pensa nulla sul Mose? Cioè, abbiamo detto parliamo di cose serie e poi mi dice che non pensa nulla sul Mose. No, lei mi ha fatto una domanda e io ho risposto. Giusto. Va bene, dai. Cioè, lì le larghe intese vanno bene sul Mose. Ma sulle larghe intese è normale che può andare bene per il Mose, perché non dovrebbe andare bene la larghe intese sul Mose? Certo. Le larghe intese dovremmo farlo anche per tante altre cose, sul mondo del lavoro, sul mondo come viene gestita la politica, sul mondo come vengono gestite le pubbliche amministrazioni e come si fa la programmazione. Concepirla soprattutto come uno strumento democratico per fare insieme, lavorare insieme, infatti, e che non ci siano diatribe. Collego anche la vicenda dello stadio. Certo. Perché la vicenda dello stadio, poter aggregare le tifoserie che hanno fatto i gemellaggi tutto insieme, in tanti anni, noi ne abbiamo fatti veramente tanti. I gemellaggi per me è una cosa simpaticissima. Ma secondo lei il Capo Ultra ha dato anche la mia le partecipazioni in altre città gemellate con il Catanzaro e onestamente siamo stati accolti veramente in maniera splendida e quindi anche noi raccogliere la tifoserie delle società gemellate con la squadra del Catanzaro, giusto, raccoglierle anche nel nostro stadio per un matrimonio, per un momento di atto d'amore. Ma quindi è possibile che il consigliere comunale, nonché Capo Ultra, che si sposerà dentro il matrimonio, abbia dato le partecipazioni di nozze anche ai Capi Ultra delle tifoserie gemellate? Sarebbe bello. Certo che sarebbe bello. Non so se l'ha fatto, ma sarebbe una cosa bella. No, glielo consigli, secondo me il consiglio comunale dovrebbe dirgli, visto che è un luogo di aggregazione, facciamo in modo che ci sia una partecipazione diffusa. Però gli costerà un occhio della testa sto matrimonio, però... Ma il matrimonio è non bello. Credo che costi il matrimonio molto, è bello. Ma poter fare un piccolo buffet e una cerimonia per metterlo, per dire un sì alla propria sposa. Non credo che sia una cosa molto costosa. No, vabbè, l'unica cosa secondo me, le larghe intese, cioè possiamo fare la sintesi giusta, le larghe intese che usciranno dal Consiglio Comunale di Catanzaro sono giuste e sono belle, questo è bello, no? Anche per esempio sul Mose e sull'Expo, anche sull'Expo, no? Direi che le larghe intese aiutano. Ma perché prende questo argomento? Mi dica. No, delle larghe intese. Da questa intervista. No, ha fatto questa intervista perché. E l'elogio delle larghe intese. Oggi pomeriggio avete fatto l'intervista per lo stadio del Catanzaro. No, siamo partiti dal Catanzaro, dal matrimonio, perché non è che possiamo ridurre soltanto lo stadio. Il matrimonio, stadio e larghe intese, perché giustamente lei ha sottolineato che anche l'opposizione era d'accordo. Certo, noi quando troviamo queste e io le ho fatto poi un altro esempio. Non vogliamo fare polemica all'interno del Consiglio comunale e li approviamo solamente se riteniamo tutti quanti che sia una cosa carina, ripeto. Ma io proprio per questo le ho fatto, lei mi diceva volete fare polemiche e io le ho detto no, non voglio fare polemiche, infatti le larghe intese funzionano per esempio anche sul Mose e sull'Expo. Vabbè. Dove centrosinistra e centrodestra sono unitissime, si è visto? Sì. Va bene, sindaco, grazie. Porti ovviamente gli auguri da parte nostra a tutti. Non ci penso neanche. Vabbè, Mara. Vabbè, io non voglio avermi sulla Mara. Mara si offre per organizzare la parte musicale. Grazie, sindaco, è molto gentile, ma mi astengo dai matrimoni, mi fanno un po' tristezza. Perché lei, la signora Maionchi è anziana, quindi.